Ragazzi, mi raccomando, se avete bisogno di crediti, passate in descrizione da frenzyfifa.com con il codice HOME. Avrete uno sconto del 15%, zero ban dall'inizio di FIFA 19, quindi mi raccomando, link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui ragazzi con i due ragazzuoli contatino 23. Ciao ragazzi. E con Fuse Gamer. Ciao raga. Oggi ragazzi siamo qui perché ho fatto dei cambiamenti incredibili che loro hanno già visto alla mia squadra e sono veramente incredibili. Ma prima ragazzi dobbiamo ovviamente aprire i nostri premi della Weekend League, i premi delle Division Rivals che devo ancora riscattarli. Come sempre ragazzi vi ricordo di passare in descrizione, scaricate OneFootball, mi raccomando, una delle migliori app per rimanere sempre connessi col mondo del calcio, lo shop dei creati con il quale ho fatto anche questa squadra sempre in descrizione e ovviamente lo shop delle maglie come questa sempre in descrizione. Prima di iniziare con il video ragazzi però ovviamente andiamo a spacchettare come animali. Sì! Ok ragazzi, eccoci qua, siamo su Footluck come l'altra volta per spacchettare come animali. Vi ricordo, primo link in descrizione con il codice HOME, avrete uno sconto praticamente incredibile e ragazzi per un tempo limitatissimo per ogni milione che comprerete vi verrà regalato un altro milione per spacchettare, quindi mi raccomando approfittatene. Comunque per chi non sapesse che cos'è Footluck, è un sito dove possiamo spacchettare appunto pacchetti, trovare giocatori e ritirare crediti, o in alternativa poter fare dei player pick, poterli appunto scegliere il giocatore del valore appunto che troviamo e ritirare sempre quei crediti lì. Per depositare basta andare su deposita e possiamo appunto scegliere un target di crediti appunto che vogliamo mettere, acquistarli, mettere il codice HOME appunto e vi verrà ricaricato l'account, mentre per ritirarli basta andare su ritirare qui in alto a destra, scegliete il taglio che volete ritirare, fate ritira e qui ragazzi attenzione, dovete mettere il vostro indirizzo mail di FIFA, la password di FIFA e i codici di backup sempre di FIFA. Dove si trova il codice di backup ragazzi? Basta che andate sul sito di Origin, qui in basso a sinistra dove dice EA account and billing, ci cliccate sopra, andate su sicurezza, dopodiché dove vedete backup codes ragazzi fate view, vi farà mandare un codice di sicurezza alla vostra mail e dopodiché verranno visti tutti e 6 i codici, voi li copiate e li incollate qui ragazzi, dopodiché in meno di 24 ore vi verranno consegnati tutti i crediti. Quindi facciamo subito qualche prova, apriamo subito qualche pacchetto, pacco da 100.000 così su... Oh madonna, pacco da 100.000, togliamo l'audio, c'è anche l'audio ragazzi, vediamo se siamo in positivo. 90k, 91, 92, 93. Lo risichiamo, abbiamo perso 5k. Ma comunque questo è solo il primo. Proviamo col pacchetto da 2 if da 250.000 crediti ragazzi, vediamo se saremo più fortunati in questo pacchetto qui. Attenzione, basta che andiamo sopra i 250, vediamo un po', ci siamo. Ok, siamo in vantaggio di 70k meno i 5k che abbiamo perso prima. Siamo quindi a più 65.000 crediti, quindi perfetto. Apriamolo di nuovo, vediamo se saremo fortunati, visto che proprio qui siamo andati in positivo. Ovviamente ragazzi fermatevi quando siete in, quando state vincendo, perché qui abbiamo perso 20k ma comunque siamo in positivo di 40. Apriamo il pacco icona ragazzi, dopodiché come vedete qui in basso c'è anche il mio pacchetto e quello di Fuse Gamer. Apriamo il pacco icona da 1.500.000, dobbiamo trovare più di 1.500.000 di giocatori, speriamo, incrociamo le dita, ci sono anche le Icon Prime Moments ragazzi, quindi 1.800.000, l'abbiamo pagato 1.500.000, quindi più 300k. Ok, siamo sempre in positivo, facciamo un qualche pick, facciamo il mio pacchetto ragazzi e poi continuiamo col video. Quindi pick da 500.000, voglio puntare subito forte, abbiamo la scelta tra 10 giocatori ragazzi, un player pick dove possiamo appunto scegliere un giocatore tra 10. L'abbiamo pagato 500.000, ci viene fuori, vediamo un po' qui l'icona che costa di più, è Pires, no anzi no, è Rijkaard che costa 480.000 crediti, quindi ovviamente scegliamo lui che vale più di tutti. Abbiamo perso 21k ma eravamo in positivo di tanto, ne proviamo un altro da un po' meno che magari abbiamo la possibilità di sculare di più, 250.000, vediamo un po', attenzione, Calabria, Lukaku, Eriksen, Thiago Silva, Vardy, Royce, Neuer, l'abbiamo pagato 250 e il giocatore che vale di più stavolta è Paul Pogba da 200.000 crediti, quindi in questi due pick ci abbiamo un po' perso. Ma adesso proviamo a rifarci col mio pacchetto ragazzi, eccolo qua, costa sì 2 milioni di crediti, questo è vero ragazzi, ma vediamo cosa potrebbe uscire. L'altra volta siamo andati benissimo, di questi chiaramente non ne possiamo aprire tanti perché costano un sacco, però vediamo un po', costo di 2 milioni, attenzione, subito Marcelo De Gattoti, siamo già oddio 3 milioni quasi, 3 milioni e 6, 3 milioni e 20, 3 milioni e 30 e continuiamo a salire, 3 milioni e 30.
21, quindi un KK di guadagno, ragazzi, pazzescamente incredibile. È uscito anche Douglas Costa, oltre ai due Toti e all'Icona. Quindi, visto che siamo in positivo di 1 milione, direi che è ora di fermarsi. Vado a ritirare i miei crediti, li metto appunto sul mio account e poi continueremo a sistemare la nostra squadra. Ma intanto guardiamo qua. Sono uscite, ragazzi, delle nuove Icon Prime Moments. In realtà, esatto, erano praticamente messo le SBC di tutte le icone. Non usciranno più SBC di icone da qui alla fine del gioco. Scelta della EA. Che ci vogliamo fare? Niente, perché non contiamo niente. Quindi andiamo a prendere i premi, ragazzi. Aprite una testa voi due. Oh, grazie Omar. Sono due perché... Scegliere. Io a destra, non mi, fai non mi ispira sto team. Vai Tati, scegliere come sai fare tu. Guarda come fa. Lui lo sfrega. Tati, okay. Siamo family friendly. Ti prego, son. Niente. Gli Aice. Lo trovi tu, Andre. Questo è il fratello di Spoiler. Speriamo, Asebe. Tieni, Andre. Allora, qua possiamo trovare. Questo era quello scarso, però. Perché di solito c'è uno buono. Speriamo, Son. Hai fatto oro 1, hai fatto? Ho fatto oro 1, sì. Okay. 21 con una rimasta. Ti prego, Son. Omar. Vai. Tutto per te. Dai, Son. Ti prego. No, quando ho visto l'86 ho detto eccolo là. Talisca. Com'è questo? Non è male, però. Però. Come COC questo è forte. Cioè, non ci faccio niente con Lewandowski 94. Figurati con Talisca. Vabbè, dai, andiamo a Kimfire. No, prendi Talisca. Okay. Almeno lo scarto. Prego, Omar. Non ce l'ho fatta. Fa niente, ragazzi. È andata come è andata. Non mi aspettavo chissà che cosa. Anche perché il team è quello che è. Premi, Division Rivals e comunque Weekend League. Prendiamo i due pacchi non scambiabili. Che ci serviranno poi per fare le SBC. Visto che sono uscite delle icone potenti. È uscita Eusebio finalmente, ragazzi, e tante altre. Partiamo con i pacchi da 50k. Oh, sono lì. Ma li butti, Tati. Guarda come esce Walkout. Tati, che fai? Non è vero, Tati. Il secondo è Walkout. Ok. Lo apri tu, Tati. Certo. Pacchetti come questo, ragazzi, non li vedrete più. Godo. Vai, Tati. Hai detto se Walkout, eh? Tati, deve essere Walkout. Hai detto tu, eh? Allora non lo guardate, questo è Walkout. Non lo guardo. Se è Walkout, non lo... Dai! Almeno la lavagna, Tati. C'è la lavagna, if. Tati, bravo. Talisca, no. Non può essere francese. ATT del Mainz. Ma teta. Ma che teta. Oltre a lui c'è Cavaltati. Buono. Sei un grande. È Pozzuolo. Vado, ricordo. È Pozzuolo. Ti ricordi che era Tozzo questo Pozzuolo? Cavolo, Pozzuolo Tozzo. Usciva sempre lui. Andre, dai, fammi vedere. Su. Oh, io mi sbilancio. Vai. Quello che vuoi. Primo da 100k. Ok. Oddio, così. Questo è scambiabile, così. Raga, eh. Oh, cavolo. Oh, gioco. Bravo, Andre. Bravo, Andre. Vediamo un po'. Non è if. Ti prego, qualcosa di buono. Basiliano. Cirici Casemiro. No, Fernandinho 87. Fernandinho 87. Ma questa maglietta? Bella. Andre, questa è quella della EA. Okay. Che fa? Il ballo brasiliano. Ma vediamo qualcun altro magari. Oh, Manzo, giù, guarda lui. Oh, Davide Luiz. Arcadius! Eccolo qua. Milenko. Oh, bella roba. Dai! Allora, non avete visto gli ultimi pacchetti perché facevano schifo, ma questo da 100.000, regà, vi farà sorprendere tutti quanti, perché non è Walkout, ma è, attenzione, lavagna. Ho fatto redditing, no? Ok, lavagna, inglese, COC. Oh, Ali! Ali! Oddio, Dele Alli, che grande. Vabbè, bel giocatore, dai. Sì. 84, ne paga da 100.000, con lui, e solo lui. Ok. Ok, paga da 3, fraga. Che allora, non apriamo. Esatto, vediamo poi. Perché Ronaldo, non gioca. Non gioca, esatto. Adesso andiamo a vedere, ragazzi, la squadra. Come potete vedere, abbiamo esattamente 5 icone, che sono tutte Prime o Prime Moments. Sì. 6 icone, scusa. Abbiamo 2 Toti e 2 One to Watch. Partiamo comunque da De Gea, ragazzi. Non, cioè, ci sarà lui probabilmente fino alla fine dell'anno. 613 partite giocate. Purtroppo non si possono vedere i gol subiti. Inamovibile, è vero. Però secondo me la aggiungeranno prima. Sarebbe bello vedere quanti ne subisce. Così uno magari dice: cazzo, questo è più forte. E lo compra. Terzino destro, cancello One to Watch, ragazzi. La scelta che ho quest'anno tra i terzini è: o cancello One to Watch o Lala. Uno dei due, perché sono veramente, secondo me, i due terzini più forti del gioco al momento. E se metto lui, c'è un motivo che vedrete tra pochissimo. Difensori centrali, inamovibili. Ovviamente Ferdinand, 621 partite. Mamma mia. L'unico che potrà sostituirlo probabilmente è Paolino Maldini. Però aspettiamo a farlo. Adesso sto improntando, diciamo, il mio progetto più sulla parte offensiva. O magari un Toz. È vero, perché comunque tra un mese praticamente usciranno i Toz. Di fianco a lui Desailly. Mamma mia. Prime Moments, che è fortissimo, ragazzi. Fisicamente è una bestia. Non lo muove nessuno. Nuovo entrato che avete visto settimana scorsa, ma non l'avete visto giocare, è il buon Roberto Carlos. Non ha inciso troppissimo dai dati qui, ma difensivamente, ragazzi, è veramente fortissimo. Potrei provare
volevano anche metterlo prima punta da, dalle statistiche che ha. È veramente un mostro. Prossimo giocatore. Raga, Cristiano, che tutti conoscete. Cristiano Ronaldo, one to watch. Però non ha fatto molti gol, cioè rispetto a... Non ha fatto, esatto, tanti gol, ma più che altro perché è un gioco diverso io. E c'ho il COC, okay, che sarebbe, che prima, quindi non ce l'ho più, era Eusebio. Mi ha segnato probabilmente più gol di Cristiano Ronaldo. È sparito Ronaldo. Eusebio. È sparito, ragazzi, ma per far inserire lui, ovvero Ronaldo il fenomeno, ragazzi. L'ho appena comprato, la Prime Moments, impossibile da trovare, la 97, non c'è proprio sul mercato. E se uscirà, probabilmente costerà 12-13 milioni, quindi impossibile. È uscita la sua SBC che vale al momento 5 milioni e mezzo, quindi non vi consiglio di farla, aspettate che calino i prezzi, compratelo e provatelo come ho fatto io in questo momento. Vediamo com'è questo Ronaldo il fenomeno. Ma guarda qua, cioè però lui c'ha meno gol rispetto alle partite giocate. Sì, però molti meno gol, guarda là. Sì, 200 gol, esatto, non ha fatto almeno un gol a partita, bisogna vedere anche chi l'ha usato ovviamente, però vediamo com'è poi la prossima settimana, ragazzi, come andrà. Di fianco a lui abbiamo Kanté, Toti. Vabbè, questo ormai è diventato di casa, signori, cioè, parla da solo, esattamente. Di fianco a lui Mbappé, Totti, che non avevate ancora visto, l'ho utilizzato la scorsa weekend league, 18 partite, 10 gol, 7 assist. Onesto per essere un esterno, diciamo, perché lo uso molto esterno, non lo uso da attaccante per segnare, ma più per fare degli assist. Qui abbiamo Vieira, anche lui non ricordo se esatto, ATT, però non è ATT in game, non so se l'avete già visto, penso di sì, però comunque perché 82 partite giocate. E a sinistra new entry per la felicità di Tatino 23, come sempre, Alessandro Del Piero. 5 stelle piede debole, 4 stelle skill. Quasi nuovo, perché comunque ha 29 partite giocate in totale, con 9 gol, 10 assist. Che bestia. L'unica cosa magari può essere che la velocità non è tanto, non è tanto veloce. Infatti ho una piccola indecisione se farlo giocare COC o esterno di sinistra, questo con Ronaldo, quindi con Cristiano, vedere se tenere Cristiano COC oppure come ala. Sicuramente durante la weekend probabilmente proverò a metà e metà, quindi vediamo come mi trovo. Magari lo dicono loro, Ronaldo COC o ala sinistra. Esattamente, fateci sapere voi, secondo voi, come dovrei giocare, visto che gioco con il 4-2-3-1. Per me, vabbè, per me deve giocare Ronaldo Cecchi perché è troppo sprecato a sinistra. Sì, perché secondo me è più vicino alla porta, posso tirare da fuori area. Cioè, è quello che faceva poi Eusebio prima. Come ho detto prima, Eusebio mi ha fatto più gol da COC rispetto a Cristiano Ronaldo da TT. Quindi vediamo se mettendo Cristiano Ronaldo COC, appunto, darà gli stessi frutti di Eusebio. Quindi ragazzi, mi raccomando, passate la descrizione dai canali di questi baldi giovani, scaricate OneFootball, lo shop delle maglie, dei crediti, Footluck se volete spacchettare anche voi come animali. E come sempre, grazie della visione, grazie di tutto, e noi ci vediamo al prossimo video.